civiltà sumera ha qualcosa che colpisce tutti, e cioè l'incredibile serie di invenzioni che ha realizzato e che spesso usiamo ancora oggi a praticamente 50 secoli di distanza. Ai Sumeri si deve infatti la numerazione su base 60 con cui suddividiamo il tempo. Un'ora è di 60 minuti, un giorno di 24 ore e così via. Un sistema legato ai cicli della natura e ai movimenti degli astri. Le nostre strade sono invase dalle moderne e svariate evoluzioni di un'invenzione che ha cambiato il corso della storia, la ruota. A noi è sicuramente arrivata attraverso i Sumeri. Oltre che per i carri e per il trasporto, i Sumeri usavano la ruota per creare vasi e ceramiche. A loro si deve infatti anche l'invenzione del tornio. I campi coltivati e irrigati delle nostre campagne non sono altro che moderni derivati dei primi sistemi di canalizzazione delle acque e di irrigazione su vasta scala messi a punto dai Sumeri più di 5.000 anni fa. Nei lavori dei campi, i Sumeri si avvalsero di uno strumento mai visto prima d'allora, l'aratro. Anche i mattoni hanno una lunga discendenza che risale fino ai primi mattoni di fango con cui i Sumeri eressero i loro templi e le loro città. E a proposito di città, qual è la più antica città della storia? Naturalmente una città sumera, Uruk. Ma come facciamo a sapere così tante cose sui Sumeri? Perché hanno fatto qualcosa che nessun altro aveva fatto prima. Hanno inventato la scrittura. Ora, non scrivevano su dei fogli di carta o di papiro, ma su delle tavolette d'argilla che poi si indurivano, e questo ha permesso loro di arrivare praticamente intatte fino ad oggi. Hammurabi divenne re nel 1792 a.C. e nel corso dei 42 anni di regno riuscì a conquistare tutte le città-stato sumere, formando un unico impero babilonese. Trasformò Babilonia, che sorgeva sulle rive dell'Eufrate, in una città splendida, ricca di monumenti, di statue e di giardini, e ne fece la capitale di un impero molto vasto. Ancora oggi si possono visitare i resti di Babilonia, ma all'inizio del XX secolo le fondamenta e i resti di mattoni erano le uniche cose che erano state trovate. Gli edifici, ricostruiti soltanto 20 anni fa, non sono altro che copie degli originali. Ciò nonostante, riescono a suggerire l'idea dello splendore e della grandezza di questa antica città, una metropoli di miti e leggende. Hammurabi dimostrò di essere un abile e saggio governante. Stabilì un codice di leggi scritte che garantissero giustizia e ordine, e questo agevolò il fiorire della civiltà babilonese. Sono arrivate fino a noi numerose testimonianze dell'elevata cultura dei babilonesi in molti ambiti. In letteratura, il poema di Gilgamesh. In astronomia, la definizione di un calendario lunare, e in medicina, l'uso di erbe e sostanze in grado di curare.